Ecco, a proposito, come vi chiamate? Oh? Barbara. Applausi a Barbara. E poi? Lucia. Lucia, tra l'altro, Lucia, voglio dire a tutti, la vedete così? Ma lei a Miss Italia è stata addirittura premiata di una fascia importantissima che rappresenta la creatività. Ecco, la vado a prendere, però non so se riesco poi a metterla come si deve. È giusto così. Vieni avanti, vieni avanti, non metti davanti le eccellenze della città di Milano. Vedete, metti da parte le eccellenze del nostro territorio e adesso la fascia mi aiuti tu a metterla. Ma che la metti tu? Cinetto. Eccola qua, davanti a Miss Italia, qui a ovviamente io ti ringrazio e niente, rappresenti la bellezza, ci hai fatto questa, diciamo, questo omaggio. Buonasera a tutti, sì. Sono felice di averlo fatto e ringrazio anche Maria e l'Accademia, sono qui grazie a loro e ringrazio tutti i presenti. Grazie a voi, grazie a te, ti saluto. Andiamo a fare la foto. Ok. Massimiliano, vieni Massimiliano, eccolo qua, se tutto ciò si va via, famiglia Sergio. Alle due famiglie un applauso, che sono delle eccellenze della nostra città. Ecco, vieni anche tu Antonio Sergio, ragazzi, quando io faccio qualche evento qua vedo tutta la famiglia riunita e mi sta a significare che quando mi sono loro vicino tutto riesce bene. Vieni qua Antonio, vieni qua, facciamo una foto e facciamo un applauso, facciamo anche due parole ad Antonio, ormai punto di riferimento della nostra città. Io sono il musicista, parlo io. Già parlato, adesso parli tu. Io ho già parlato, ho fatto anche il pranzo della domenica, quindi vado con te. Ma possiamo ancora parlare di qualcosa. Facciamo come finire. Ti trovate impreparati. E ringrazio questa bella fraterna, delle ragazze, tutto bello. Cosa dire? Che rinnoviamo i fasti del Cambrinus. Queste cose si facevano nel 1870, 80, 90, Angelo ce lo ripropone oggi e quindi dobbiamo solo ringraziarlo a lui per il personaggio che fa rivivere, perché è uno dei miti, ci vuole resto, è uno dei miti napoletani, quindi vi ringrazio lui per essere stato qua, perché poi sono sempre le platee quello che poi formano il gruppo, formano l'evento. Se qui ci fosse poca pochissima gente, oppure gente da ogni spessore, come vedo qua, l'evento sarebbe poco ridotto. Invece lo vedete una bella parterre e quindi si finalizza l'evento di spessore. Poi questo ambiente sempre a completare. E poi c'è la chicca, è Angelo, è sempre molto presente in questo locale, spesso partecipa agli eventi e cose che si vedono qua. E complimenti a Angelo, complimenti a voi tutti e grazie per essere stati con noi. La voglio fare da Pulcinella questo applauso. Ue, sono Pulcinella, Cetrule e Biscitrule. E mo tutti quanti insieme un grande applauso, ma forte, 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 amma fa la famiglia del Gambrinus. La famiglia Sergio, la famiglia Rosati, che la fanno consolati, che quando lo mettiamo un caffè, il biscito, ma come fanno? Perciò ho capito tutti i turisti che hanno avvenito. Allora abbiamo i doni che dopo dovete portare i doni, quindi abbiamo la pasta gemme del Vesuvio, abbiamo anche dei prodotti tipici come l'azienda agricola Turboli che dopo vi omaggiamo e ve lo portate. Nel frattempo noi ci troviamo qua con voi e facciamo il gran finale con Cosimo Alberti, Servini, con la Talmorra, con noi che facciamo un piccolo ballo, come vestite dalle tradizioni proprio qua, e quindi facciamo questa conclusione per dire viva la vita, viva le tradizioni, viva il grande lusso. Prima della parte finale, come ogni autore che si rispetti, c'è il firma obbligo.
c'è il film a coppie, giusto? Sì. Allora, come ogni giusto finale che si rispetta, c'è stato un po' che ci vuole le ragazze che amici camafo. Allora, sì, no, ci sta pure Antonio. Allora, vi facciamo questo è questo omaggio musicale, anche il nostro amico Mario Maglio ci viene ad omaggiare. Improvvisiamo qualcosa, ok. Allora, siccome oggi è venerdì,